Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Graziella Di Grezia, che sta per presentare il libro L'attesa, Scuderi Edizioni. Qual è questa attesa, Graziella? L'attesa è una condizione che viviamo quotidianamente in ogni circostanza, ma nello specifico racconto di storie mediche di sala d'attesa e vite di persone che si susseguono nell'attendere una visita in ambulatorio o comunque di incontrare il medico. Sono un po' l'espressione di tante vite che si rincorrono, episodi di vita vissuta, reale o comunque romanzata, che mi accompagnano da anni nel mio lavoro. È la tua settima pubblicazione, la prima che non è più in poesia, ma più che altro in prosa. Come ti è venuto questa esigenza più che altro, quindi questo cambiamento radicale da poesia appunto a racconti? In realtà siamo in un'era diciamo, in cui i cambiamenti radicali sono un po' difficili da fare. Questo è un compromesso, nel senso che sono 10 episodi di prosa, però sono accompagnati da una appendice poetica. Diciamo, ho sempre scritto sia di prosa che di poesia, ma ho preferito pubblicare versi, e in questa occasione ritenevo più opportuna questa forma per raccontare queste storie. Quindi diciamo, è stato l'argomento che mi ha indotto a cambiare il registro di scrittura. Abbiamo compreso che la spinta a cambiare, a raccontare racconti in una sala d'aspetto è legata anche alla tua professione. Cosa hai riscontrato che ti ha colpito a tal punto da decidere di mettere nero su bianco questa tua esperienza o osservazione, come dir si voglia? In realtà sono le storie che mi hanno ispirato e soprattutto il fatto che ogni persona abbia una propria storia, ma allo stesso tempo ci sono tante storie che tra di loro si uniscono perché hanno una stessa matrice, hanno una stessa radice, quindi anche per far condividere con i lettori quelli che sono i propri vissuti e farli sentire meno soli anche nella malattia e nella sofferenza. Qual è la forma di scrittura che preferisci? Anche se ho capito che sei eclettica, quindi sicuramente ti adatti e ti sperimenti in varie situazioni, però c'è una grande differenza tra trasporre un sentimento, un'emozione in poesia o scrivere un racconto. Qual è la dimensione che più ti rappresenta e verso la quale ti senti più spinta? Beh, diciamo che di poesia ne ho sempre scritta tanta da bambina, quindi mi appartiene storicamente. Però credo che ci siano anche esigenze di cambiamento nella storia di una persona e soprattutto credo nella forma minimale della scrittura in termini di linearità della scrittura. Quindi questo è sicuramente un filone che mi appartiene, l'essere estremamente apparentemente semplice nel trasmettere qualcosa, di dove si addice di più. Sicuramente la poesia mi rappresenta molto, ma questo libro ha sorpreso anche me perché non immaginavo di tirar fuori una serie di racconti di prosa che potessero essere così strutturati. Scrivere del dolore è difficile, è facile, è qualcosa che ci mette alla prova in quanto autori? Beh, dolore è qualcosa con il quale conviviamo e che oggi tendiamo a cancellare o comunque a sfuggire in qualche modo. Invece attraversarlo e scriverlo probabilmente ci aiuta a liberarcene o comunque a renderlo un po' più razionale, ad elaborarlo in maniera più concreta e soprattutto l'idea di poterlo far leggere e di far partecipare gli altri anche alla propria esperienza di dolore può essere motivo di condivisione e anche motivo di speranza, perché poi l'importante è alla fine essere tutti vivi, perché raccontare il dolore vuol dire che ci siamo ancora. Assolutamente. Ultima domanda: chi dovrebbe leggere questo libro oltre a chi vive una situazione di attesa, quella di cui tu parli? A chi rivolgeresti un'esortazione per leggerlo e trarne delle considerazioni o delle riflessioni? Diciamo che il mio senso di attesa è un po' più ampio rispetto a quello che intende il libro, perché è una condizione che attraversiamo tutti in qualsiasi momento, che sia un'attesa di un treno, che sia un'attesa di un esame, che sia un'attesa di una risposta, sia un'attesa di un amato. Quindi io credo che sia un tempo sospeso che sia indirizzato a tutti, anzi noto
che diciamo, ha un taglio transgenerazionale, è stato apprezzato anche da giovani. Accompagnare i ragazzi nella lettura di qualcosa che non sia il senso dell'immediato, come oggi siamo abituati, penso che sia una bella realtà. Quindi in fondo è dedicato a tutti quelli che leggono. Volevo che questa fosse l'ultima domanda, invece me ne susciti ancora un'ultima. Tu prima hai parlato di musica, quindi sai anche di questa forma espressiva. Stasera so che ci sarà anche della musica. Il connubio parola, musica, scrittura, come lo vivi? Lo vivo come lo intendi? Lo intendo sicuramente come un'espressione di sentimento, quindi diciamo come un'esternalizzazione di una percezione personale. Quello che manca alla scrittura è la capacità di arrivare davvero a tutti al di là delle parole, e questo è il motivo per cui c'è anche la musica. Ok, grazie e in bocca al lupo per la serata. Grazie a voi, grazie.